Giampiero Milone invece presenta un'istanza inoltrata al Ministero dell'Ambiente sull'anomalo taglio di alberi che sta avvenendo in Italia, come praticamente in maniera simultanea in tutto l'Occidente, considerando un'ipotetica correlazione che non può essere esclusa tra il taglio degli alberi e l'installazione di mini antenne 5G sui lampioni della luce, posto che autorevoli studi come quello dell'ente cartografico britannico e studi accademici inglesi dicono chiaramente come le microonde millimetriche del 5G impattino direttamente proprio sulle foglie degli alberi. Grazie per essere intervenuti, sono onorato di essere qui presente. Come introdotto dal dottore, ho provveduto a depositare un'istanza ex articolo 309 del codice dell'ambiente, chiedendo l'intervento diretto del Ministero appunto dell'Ambiente affinché ponga in essere le iniziative utili a preservare o comunque garantire la tutela di un diritto inviolabile dell'uomo, quale la salute e quello di vivere in un ambiente salubre. L'ambiente è un nuovo diritto, lo si ricava in via interpretativa delle norme costituzionali, in particolar modo dall'articolo 9 e 32. Dall'articolo 9 la Repubblica si impegna a tutelare il paesaggio. Ora è doveroso chiedersi che tutela del paesaggio c'è laddove per garantire il collegamento di queste microonde gli alberi si pongono da ostacolo, quindi si rende necessario il taglio degli alberi. Non è sicuramente questo un modo giusto, idoneo a garantire la tutela del paesaggio, nonché la tutela ambientale stessa. Quando si parla di 5G ci troviamo dinanzi all'annosa questione del bilanciamento degli interessi appunto alla tutela della salute e dell'ambiente da un lato rispetto alla libertà economica. Questo bilanciamento però deve trovare dei limiti laddove si consideri che la salute è un diritto inviolabile dell'uomo che trova altresì nell'articolo 2 della Carta Costituzionale. Ora, le normative vigenti che promuovono comunque la ricerca e la libertà scientifica, in particolar modo faccio riferimento alla legge 36 del 2001 sull'elettrosmog, impegna appunto, cioè la Repubblica sì, riconosce la libertà scientifica, riconosce anche diciamo, la promozione di onde elettromagnetiche, lo studio, però al tempo stesso deve garantisce la protezione dell'ambiente mediante la promozione di ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell'esposizione a determinati livelli e campi. Ora chiediamoci se nel caso del 5G queste disposizioni sono state osservate. Ora, in caso di inosservanza, quali sono i rimedi cui spettano i cittadini? Sicuramente bisogna applicare il principio di precauzione, che ha derivazione comunitaria, però è recepito anche dall'articolo 309 del codice dell'ambiente, e laddove appunto la comunità scientifica non sa dare risposte certe in ordine a rischi e pericoli su determinate sperimentazioni, perlomeno ci deve essere un piccolo pensiero nel soffermarsi, fermarsi, ragionare, riflettere affinché la libertà economica, che è altresì meritevole di tutela costituzionale, come enunciavo innanzi, lasci spazio al diritto alla vita, al diritto a vivere in un ambiente salubre. E quindi il profitto deve cedere il passo alla salute e alla tutela ambientale. È ora che arrivi il momento di garantirlo. Grazie.